Signore e signori, buonasera, bentornati a questa nuova edizione della Parola. Prima edizione, non potevamo che essere sempre assieme a Nino Caldarella, il nostro opinionista della trasmissione, nonché presenti e sempre con voi. Grazie a tutti per quello che ci avete scritto nella passata edizione. Iniziamo questa prima puntata, andiamo subito al dunque con un ospite eccezionale, una persona che nel territorio ha dato, si è speso tanto e continua a spendersi per il territorio e per il ruolo che occupa, nonché Giovanni Lavia, direttore generale dell'Università di Catania, assessore regionale all'agricoltura 2006-2009, europarlamentare 2009-2019. Buonasera Giovanni. Buonasera Buonasera. Buonasera Nino. anche a te, buonasera alle telespettatrici e ai telespettatori. Ricominciamo, credo, nel miglior modo possibile la nostra prima puntata della parola con il professore Giovanni Lavia, che credo non che ha fatto molto per il territorio, ha fatto tantissimo, come io mi prendo un momento per me. Tantissimo quando fu assessore all'agricoltura, ma 10 anni da eurodeputato, sempre occupandosi di agricoltura, per la nostra regione veramente ha fatto tanto. Gli atti parlano. Benvenuto Grazie. questa sera tra di noi, Giovanni. Ma ti devo dire, anch'io sono particolarmente emozionato. Fra i messaggi che noi riceviamo quando pubblicizziamo la nostra trasmissione, e credimi, qua ci diamo rigorosamente del tu, Sì, Giovanni. sì, sì, sì. La parola più ricorrente, persona per bene. Che guarda, per i nostri ospiti raramente qualcuno scrive persona per bene. Quindi te ne devo dare Già atto. questo è un appellativo positivo. Un appellativo positivo che pochi nostri ospiti ricevono. Giovanni, andiamo subito ad argomentare questa nostra serata e parliamo subito di università. Cosa è cambiato da prima dalla pandemia ad oggi? Beh, è cambiato tanto, perché da un lato abbiamo imparato a utilizzare le nuove tecnologie in modo diffuso. Ormai il lavoro in presenza o lavoro a distanza sostanzialmente si equivalgono, ma abbiamo anche gestito 2 anni di didattica a distanza, che con 40.000 studenti, con più di 100 corsi di studio, non è una cosa semplice. L'abbiamo fatto cambiando nel giro di 4-5 giorni un modo tradizionale di fare didattica con un modo nuovo, dove i docenti si sono dovuti adeguare e gli studenti hanno cambiato il modo di vivere l'università. Però oggi siamo contenti di ritornare in presenza perché il contatto diretto, il confronto, la possibilità non di nascondersi dietro uno schermo, talvolta chiudendo la telecamera da parte dello studente e seguendo la lezione alle 8 del mattino in pigiama da casa, adesso ha cambiato il modo e tornare in presenza, il confronto, il dibattito, la discussione con gli studenti prima e dopo la lezione sono sicuramente elementi positivi. Quindi ci accingiamo a ritornare alla normalità. Ma i fini di preparazione, li trovi più o meno preparati come prima? O no? Ti dico anche questo perché nei nostri messaggi molti tuoi ex studenti, diciamo della classe, della mia classe, diciamo così, che si complimentavano per la tua presenza qui con noi, cosa è cambiato nello studente in sé? Beh, sono cambiate tante cose perché negli anni della pandemia e negli anni della didattica a distanza alcune attività pratiche, applicative, di laboratorio, non è stato poi così semplice realizzarle. Quindi pensare a un medico che negli anni, magari per la didattica a distanza, ha studiato l'anatomia, ma non è stato a vedere ciò che di anatomico c'è in un corpo, ovviamente è sicuramente minus. Tornare in presenza consente invece di fare tutte le attività che vanno fatte in termini di attività pratiche, in termini di laboratori, per cui migliora la qualità della preparazione. Se no diventeremmo una qualsiasi università telematica e noi non vogliamo esserlo, noi siamo un'università che si caratterizza per la presenza. Dall'altro lato, tornando in presenza col PNRR,
abbiamo una molteplicità di progetti di ricerca, quindi siamo molto più produttivi, positivi per il territorio in termini di ricadute, in grado di sviluppare rapporti con le imprese del territorio favorendone la crescita, quindi ci sono tanti aspetti positivi. Certo, l'esperienza che abbiamo fatto ci consente di migliorare l'efficacia del sistema. Ad esempio, io domani mattina alle 8 ho una riunione con colleghi di altri contesti che in passato ci avrebbero richiesto un viaggio, un aereo, uno spostamento. Adesso è un video con una videochiamata, cioè una call che facciamo. In un'ora di riunione abbiamo fatto quello che in passato ci avrebbe richiesto una giornata di lavoro, perché ci saremmo spostati tutti a Roma per vederci 10 colleghi e 10 sedi diverse. Oggi è tutto molto più semplice perché la tecnologia è proprietà o comunque è possibilità per tutti di facilitare incontri, scambi, professionalizzazione. Parlavi di PNRR, i fondi per l'università e per la ricerca sono realmente aumentati o sembra un'utopia? Enormemente aumentati. L'Università di Catania ha un bilancio annuale sino adesso dell'ordine di 180 milioni di euro. Tenete semplicemente presente che un unico progetto che abbiamo firmato qualche giorno addietro è 119 milioni di euro in 3 anni, un unico progetto, ma abbiamo decine di progetti finanziati. Quindi pensare che arrivino a Catania qualcosa di più di 100 milioni di euro in termini di progetti è tanto. Ma ci sono anche le attività collaterali. Per esempio stiamo facendo un incubatore di imprese, ristrutturando un edificio abbandonato a Ragusa per fare un centro dove poter far sviluppare imprese che si occupano di agroalimentare, integralmente finanziato da risorse del PNRR attraverso l'Agenzia della Coesione e poi con la banca di supporto, la Banca Agricola Popolare di Ragusa, che metterà a disposizione risorse per avviare progetti di impresa. E questo in connessione università, PNRR, imprese locali, non è una cosa da poco. Da poco. Nino. Ma io resterei nel tema dell'università. Giovanni, come la vedi questa polemica che praticamente ogni anno viene fuori per quanto riguarda i corsi, che ormai sono quasi tutti, se ne salva solo qualcuno, per i corsi a numero chiuso? Qualcuno sempre da ridire, ah ma no, bisogna riaprirli, poi chi con merito riesce ad andare avanti li vede come un fatto ostativo a quello che può essere la scelta che vorrebbe portare avanti lo studente. Ecco, da questo punto di vista, tu, da burocrate, da alto burocrate dell'università, come la vedi? Apriresti alla liberalizzazione delle iscrizioni? O la vedi che no, dice potrebbe andare bene allora, così? Io provo a immaginare ad alta voce come potrebbe funzionare il sistema se liberalizzassimo. Oggi a Catania facciamo iscrivere a medicina, per esempio, un corso a numero chiuso, facciamo iscrivere 400 studenti all'anno. Questo è il numero che ci è consentito dal Ministero perché è il fabbisogno del nostro territorio. Però riceviamo poco meno di 3.000 domande. Se io dovessi organizzare il corso per 3.000 ragazzi che si vogliono iscrivere, avrei bisogno di 10 volte più aule, 10 volte più docenti, perché non posso fare un corso di anatomia o un corso di chirurgia per 3.000 studenti, devo fare un corso sempre per 100-200 studenti, quindi devo moltiplicare i corsi, ho bisogno di più aule, ho bisogno di più docenti, ho bisogno di più laboratori, quindi grandi investimenti, per poi alla fine avere una capacità di assorbimento di 400 medici. Per cui se io ne formo 3.000, poi ne avrò 2.500 che magari troveranno lavoro, ma 500 che troveranno lavoro e 2.500 che rimarranno a spasso. Per cui il tema è, se noi la selezione la facciamo prima e il numero chiuso lo definiamo a priori, in rapporto alle esigenze del mercato, possiamo fare in modo diverso i test, potremo pensare a modalità di selezione diverse, più complesse, per selezionare realmente i migliori, forse quelli che in un test magari
100 domande è difficile selezionare, questo possiamo approfondirlo, ma formare 3.000 ragazzi per farne medici e poi lasciarne tanti disoccupati, beh, questo spendendo 10 volte tanto, perché io avrei bisogno veramente di 10 volte più aule, 10 volte più laboratori, 10 volte più docenti, ed è uno spreco di risorse. Dall'altro lato ci sono gli altri corsi a numero programmato, dove il numero programmato è condizionato dal numero di docenti che è a disposizione. Per esempio, oggi va di moda la psicologia, questo è un effetto Covid. Tutti si vogliono iscrivere in psicologia oppure in scienze motorie, ci sono dei corsi molto gettonati tra i ragazzi. Però io ho difficoltà come università a formare 1.000 psicologi. Ne posso formare 200, 300 in rapporto ai docenti che ho disponibili. E allora il numero programmato deriva dalla disponibilità dei docenti di riferimento per... certo, quando hai una domanda consistente per una certa tipologia di corso di studio, questo ti spinge ad attrezzarti a poco di docenti in numero superiore per formarne di più. Faccio un esempio. Noi con scienze infermieristiche avevamo una capacità formativa da 150 infermieri l'anno, poi sono diventati 200, oggi li abbiamo portati a 360 e ci rendiamo conto che il territorio assorbirebbe ancora più infermieri, quindi abbiamo intrapreso un percorso virtuoso per formarne sempre di più, in rapporto ovviamente ai docenti che abbiamo, alle strutture che abbiamo. Quest'anno stiamo mettendo in piedi 7 aule in più per aumentare il numero di infermieri che formeremo. A poco arriveremo a un ottimo. Beh, un chiarimento che ci voleva, perché c'è, sì, ecco, sì, il rapporto c'è, è di 4 no, a 1. C'è tutto sotto un meccanismo che il più delle volte i mass media non pubblicano, non comunicano. È facile lamentarsi. È facile, esatto, è facile lamentarsi. Ma Tinende, mi scuserai a me, sì, la mia ignoranza, sì, nell'ambito. Per quanto riguarda, tu parlavi di territorio, 400 iscritti, parlavi per l'università, ma il Covid ha evidenziato che i medici erano in carenza in tutta Italia. Questo come si non va a contrastare quella carenza? Allora, la programmazione viene fatta ovviamente sul piano regionale. Poi in realtà il tema è quello delle specializzazioni post laurea. Dopo la laurea gli studenti partecipano a un concorso nazionale e in rapporto alla posizione che conseguono al concorso nazionale scelgono una o l'altra specializzazione disponibile e ci sono dei posti in tutta Italia. Ci sono delle specializzazioni che sono molto gettonate, la dermatologia, la chirurgia plastica o qualche altra specializzazione. Anche più onorosa, direi, diciamo di praticarla. Redditizie e chi fa... Per esempio, non so, dico la dermatologia, fa la propria attività, sicuramente non farà il dermatologo col turno di notte. Chi invece si occupa di medicina d'emergenza e deve andare in pronto soccorso, c'è il turno di notte. È evidente che la dermatologia è più voluttuaria, più evidentemente anche remunerata per alcuni versi rispetto ad alcune attività dove puoi non fare la professione, ma sei esclusivamente un medico in ospedale ed è più sacrificata. Ci sono le attività dove ci sono più responsabilità. Il chirurgo tende ad essere scelto sempre meno perché il chirurgo ha e si assume le responsabilità, oppure l'anestesista o il rianimatore. E allora queste sono delle specializzazioni che sono meno scelte dagli studenti o dai neolaureati e quindi qua abbiamo più carenza. Per esempio abbiamo bisogno di pneumologi, di anestesisti, di rianimatori per il Covid e ne abbiamo di meno. Su questi dobbiamo mettere più posti, ma questo la programmazione regionale e nazionale lo sta facendo. E torniamo anche alle tue esperienze da assessore regionale, era immancabile, chiaramente 2006-2009, parliamo di un decennio fa, ma chiaramente chi è abituato ad andare in bicicletta non lo scorda mai, come si suol dire. L'agricoltura in Sicilia soprattutto, cos'è cambiato dal 2009 ad oggi? È cambiato tanto, ma io l'agricoltura non l'ho mai lasciata per almeno tre ordini di motivi. Il primo,
sono professore ordinario all'Università di Economia e Politica Agraria e quindi continuo a seguirla come universitario. Sono un imprenditore agricolo, ho azienda, coltivo terreni e quindi giornalmente i problemi non mancano. E il terzo aspetto, continuo a mantenere rapporti con la regione con la quale continuo a collaborare come università per una serie di aspetti. Questo fa sì che anche quando ero in Europa ho continuato a collaborare e mantengo rapporti. Cos'è cambiato? È cambiato tanto. Noi vediamo in giro che tende a scomparire la piccola e piccolissima impresa. E tende a scomparire perché? Perché le economie di scala e gli investimenti imperfettamente divisibili rispetto alla terra, che ora spiego perché non è una brutta parola, è una parola da economista, da tecnico. Quando io compro un trattore può essere utilizzato su 5 o 10 ettari, ma la quota di ammortamento, l'assicurazione di un trattore, è la stessa sia per 5 che per 10 ettari. Però se ho 10 ettari, per ogni chilo di arance mi costa di meno. Certo. La quota del trattore. È evidente che quindi tendono a formarsi aziende di dimensione sempre maggiore che stanno sui mercati, possono vendere a un prezzo anche più basso guadagnando perché hanno dei costi medi per ogni chilo di prodotto un costo più basso. E questo è un primo aspetto, quindi le aziende tendono a crescere. Secondo aspetto, tendono a aumentare gli investimenti in tecnologia rispetto al costo del lavoro. Perché? Perché devi risparmiare lavoro. Quindi abbiamo sempre più operazioni meccanizzate, sempre più operazioni automatizzate. 10 o 20 anni fa l'irrigazione prevedeva, per irrigare un agrumeto in questa zona, c'era chi passava la notte a aprire e chiudere rubinetti, controllare spruzie. L'irrigazione tende ad andare verso la gestione automatizzata con impianti a goccia, che funzionano giorno e notte e dove il passaggio da un settore all'altro viene fatto da un computerino piccolissimo, da una centralina di irrigazione. E questo riduce i costi. Certo, per risparmia anche ettaro acqua. Di superficie, risparmia acqua, riduce gli impieghi di lavoro, aumenta la capacità che un uomo da solo può dominare in termini di superficie. E allora ci sono tante cose che stanno cambiando. Cambio i sistemi di irrigazione, cambio i sistemi di lavorazione. Prima si lavorava la terra, adesso si tende a non toccare il terreno perché le radici salgono verso nella parte migliore, quella più aereata, quella più superficiale, e non lavorando il terreno è molto più facile far assorbire elementi nutritivi, assorbire l'acqua, per cui ci sono aspetti positivi. Quindi cambio le tecniche di coltivazione. C'è chi è già arrivato alla potatura meccanizzata o altre tecniche di coltivazione che riducono i tempi, aumentano la capacità per ogni singolo uomo di coltivare più ettari, riducono i costi per ogni chilo di prodotto e quindi ti consentono poi anche a un prezzo contenuto di guadagnarci. Torniamo un attimo proprio al costo e ai prodotti. Con la guerra in Ucraina il nostro grano è stato un momento debellato perché si parlava di costi inferiori alla produzione. Cosa c'è di vero in tutto questo? Beh, c'è tanto di vero perché i costi di produzione sono aumentati. Ci vuole tanta energia per fare i fertilizzanti e il costo del fertilizzante più comune, l'urea, passato da 40-50 centesimi al chilo a 1,50 euro, quindi si è triplicato. I costi del gasolio per le lavorazioni meccanizzate, il gasolio agricolo è costato 35-40-50 centesimi sia l'anno scorso, quest'anno abbiamo superato abbondantemente l'1,10-1,20 euro, per cui inevitabilmente i costi sono aumentati. Ma quello che è cambiato in modo ancora più rilevante è il costo dei processi di trasformazione. Faccio un esempio. Vedevo oggi i costi di una cooperativa che al centro della Sicilia produce grano, i soci producono grano e trasforma producendo pane.
La bolletta energetica è passata da 20.000 euro a 130.000 euro. Questo significa che il pane, che alla fine ha come componenti in quel caso la semola, l'acqua, il lievito e tanta energia, il pane dovrebbe non rimanere al prezzo che è, sul quale si attesta adesso, ma diventare molto di più. Ci sono imprese che non riescono più a stare sul mercato perché i costi energetici le mettono fuori mercato. Cioè, sul costo di un chilo di pane ci stanno 300-400 grammi di semola. Poca cosa col grano a 50-60 centesimi. E poi tutto il resto è manifattura, energia. E il costo dell'energia è rilevante, quindi il grano, il pane dovrebbe aumentare di prezzo. In realtà aumenta poco, aumenta di qualche centesimo. E quindi le imprese rischiano di chiudere, le imprese di trasformazione. Stessa cosa per esempio l'industria di trasformazione degli agrumi. Compra poco la materia prima, arance da trasformare, lo scarto, ma poi ha enormi costi per i processi di trasformazione che sono energeticamente impegnativi, e costi rilevantissimi per poter poi stoccare il succo refrigerato a meno 20 gradi. Cioè, oggi mantenere il succo a meno 20 gradi surgelato per 6-8 mesi prima di venderlo sul mercato è un costo energetico rilevantissimo. Certo. Quindi, infatti questo discorso, Nino, ci porta al caro energia. Sì, nelle nostre chiacchierate, sì, vedi, purtroppo noi andiamo rigorosamente a braccio, come vedi, non abbiamo niente di preparato. No, e dico, e a proposito di questo, Giovanni, ecco perché molte volte l'imprenditore agricolo, ma forse adesso il processo verrà accelerato, l'abbandono dei terreni per darli in uso o venderli addirittura per gli impianti di fotovoltaico. Ecco, visto il settore in crisi, visto che la crisi continua ed è galoppante, pensi che questo processo possa ancora di più aumentare e quindi l'abbandono, la desertificazione del territorio possa essere ancora più pesante rispetto a quello che c'è in questo momento? Da un lato ci sono alcune norme che tendono a limitare questo fenomeno, perché i terreni coltivati, i terreni in aree produttive non possono essere destinati al fotovoltaico a terra. Bisognerebbe muoversi verso l'agrivoltaico, cioè la destinazione di terreni coltivati che mantengono la coltivazione ma vengono parzialmente coperti in modo da continuare a poter coltivare sotto. E questo lo avremo. Sicuramente è un fenomeno che crescerà negli anni a venire. Ma dobbiamo decidere qual è il modello di sviluppo della nostra terra. Cioè, in Sicilia noi abbiamo sempre detto che avremmo dovuto vivere di agricoltura e turismo. Oggi il ragionamento sull'energia va fatto. Io non voglio demonizzare l'energia. Le energie rinnovabili sono una realtà. Se opportunamente coniugate al territorio, possono essere una risorsa. Per noi molto di più che per una regione del centro-nord Europa. Per cui il fotovoltaico, se penso a un terreno che non ha altre destinazioni, perché è un terreno calanchivo, un terreno molto argilloso, non è un buon terreno agricolo, perché non farci l'energia, da un lato? Dall'altro lato, se è possibile, ed è possibile coniugare su un terreno un impianto agrivoltaico, quindi un impianto che consenta di sotto la coltivazione e di mantenere la coltivazione, forse non tutti, non tutte le specie possono essere coltivate così, non penso alla coltura arborea, ma penso a alcune colture erbacee, alcune colture ortive da pieno campo. Si possono tranquillamente fare sotto il fotovoltaico. Pensate a un fotovoltaico che segue il sole lungo un asse nord-sud e ruota la mattina, sta orientato a est, il pomeriggio arriva a ovest, ma può mettersi a bandiera e consentire la coltivazione o la raccolta con le macchine nell'interfilare tra i fotovoltaici. Certo. Durante il giorno ruota e di sotto, se c'è qualche ora di ombra, le piante non hanno nessun problema, anzi ci sono piante che prediligono l'ombra, e quindi si può coniugare coltivazione del terreno con
alcune di queste tecnologie innovative vanno sicuramente utilizzate. Poi ci sono invece terreni che non hanno una vocazione agricola per ragioni diverse, perché sono una zona industriale, perché sono prospicenti una strada, un'autostrada o altre realtà difficilmente utilizzabili per usi agricoli. Su quel terreno non trovo nulla di male che si faccia il fotovoltaico. Poi devo dire, a me personalmente le pale eoliche non dispiacciono, e quando in Olanda, in Danimarca, vedevo quelle distese, non mi faceva una brutta impressione. Poi dipende, se ci abituiamo all'idea che l'energia la dobbiamo fare da fonti alternative. Certo, deve entrare nella nostra forma mentis, come vogliamo l'energia, perché se ci lamentiamo che aumenta e va alle stelle, però dall'altro lato non diamo... Dall'altro diciamo che nello skyline delle montagne questi pali ci danno fastidio, beh, dobbiamo scegliere. Sì, ma percorriamo l'Adriatica, da Bari a Foggia, sono distese enormi di pale fotovoltaiche, concordo con te, non mi danno fastidio. Mi danno, devo dire pure un'altra sacrosanta verità, molto fastidio quelle che ci sono nella nostra zona, che va da Santa Domenica Vittoria fino a scendere giù a Patti. Quello obiettivamente mi danno abbastanza fastidio, perché sono le pale quelle grandi e le distanze sono abbastanza brevi l'una dall'altra. Effettivamente in mezzo a tutto quel verde diventa veramente un pugno nell'occhio, però ecco, solo in quel caso per lo devo dire, dell'anno sono in mezzo alla nebbia, tranquillo. Quindi sì, tu Carmelo giustamente dici. Io dico una cosa, per esempio in Scozia, in altri paesi europei cominciano a fare dei campi fotovoltaici offshore, cioè a mare, in zone con bassi fondali, poi bisogna avere alcune caratteristiche, ma non è questo il tema. In mezzo al mare, che ci sia un'area densamente popolata da pale fotovoltaiche, che sono a distanza dalla terra, sì, sono un ostacolo alla navigazione, ma questo si segnala, cioè non è un problema, è un problema tecnico risolvibile. Non ci trovo nulla di male. Cioè, mi sembra una cosa... Poi ci sono zone più ventose dove la pala fotovoltaica andrà meglio rispetto. Se vedo una zona della parte alta della Calabria, tra Calabria e Puglia, Basilicata e Puglia, il Golfo di Squillace, che è una zona molto ventosa perché c'è il vento che passa attraverso la terra, si incanala. In quella zona ce ne sono tante, a me fastidio non ne danno, cioè, mi sembrano... No, ma voglio portare questo discorso proprio approfittando della presenza di Giovanni, perché l'altra settimana sul Reporter ne parlerà anche, e che se Reporter ne parlerà anche quest'anno, il Portogallo è quasi all'80% autonomo proprio con le energie rinnovabili, ha ridotto il gas al 20% del consumo, e questo sappiamo che il Portogallo era quasi al limite con la Grecia al default. Oggi godono di stanno bene, diciamo così. In Sicilia si parla tanto di qualunque sia argomento, sia dell'agricoltura, del rinnovabile, quello che hai esposto, ottima idea, però si ci va sempre a scontrare con la burocrazia. La domanda qual è? L'università è... Oggi tu sei il direttore, e con le amministrazioni o comunque con il governo regionale e poi nazionale, come può aiutare l'università alla sburocratizzazione e che comunque qualcosa si faccia, o siano le pale eoliche o la coltivazione fotovoltaica con l'agroalimentare, come si può aiutare? Allora, io penso sempre che l'università è una fucina di idee, e le idee possono essere messe a disposizione della politica, che poi fa le scelte. Bisogna cambiare il paradigma, perché per esempio adesso, se tu vuoi costruire un immobile, una palazzina, quello che vuoi, presenti tutta la documentazione, questa deve essere esaminata, valutata, eccetera, eccetera. E evidentemente richiede lavoro da parte di chi l'ha
mette a punto e da parte di chi la deve valutare, esaminare, sino alla concessione. C'è sempre poi un funzionario che è timoroso di assumersi dei rischi, eccetera, eccetera, e tutto questo rallenta. Prova a invertire il processo e dire: ciò che non è vietato è possibile. Tu sei un imprenditore, tu sei un professionista, tu professionista attesti che ciò che stai realizzando è conforme alla norma, quindi è tra le cose possibili e non vietate. L'amministrazione a campione ti controlla, ma sei tu che di fatto ti stai autorizzando e qualcuno ti controlla. E così è molto più rapida la cosa. È l'inversione del processo. Per cui se la politica ti dà un quadro di cose possibili, posso fare il fotovoltaico a queste condizioni, o posso fare un impianto per energie rinnovabili di tipo diverso, gas, cioè, a queste condizioni. Bene, tu lo fai se è compatibile al quadro delle norme e tu professionista ti assumi la responsabilità che ciò che stai progettando è fatto secondo quelle norme. Poi per il resto sei molto più rapido, perché il giorno in cui hai completato il progetto cominci a farlo. Ma io ti dico che lo vivo sulla mia pelle, tra le altre cose, e condivido benissimo il tuo ragionamento. Tra l'altro, riferendosi a una costruzione, tu presenti in Cina in ristrutturazione, io ti prendo il mio caso personale, sì. Presenti in Cina una ristrutturazione, dopo 5 anni, possibilmente per l'attività di denuncia, tra l'altro, che facciamo per cercare comunque di far meglio amministrare o che comunque in collaborazione evidenziare determinati problemi, un bel giorno ti inficiano la scia perché tu hai fatto secondo loro un abuso e tu vai a finire al TAR, a tutti i processi che ci sono. Il TAR, per darti una risposta, passano anni e tu intanto resti bloccato in quell'attività. Come si può ovviare a questo? Perché tu pensi di agire nel giusto, hai detto invertire i processi, tutto quello che è lecito, tu tutto che l'hai fatto lecito, hai presentato una scia, teoricamente la legge ti dice che entro 90 giorni gli organi di competenza dovrebbero dare una risposta, no, te la inviciano dopo 5 anni. Sì. Allora, questo ovviamente il modello al quale faccio riferimento io dà molta più responsabilità ai professionisti, perché l'imprenditore probabilmente non ha coscienza e conoscenza del quadro normativo. Il professionista preparato si assume la responsabilità delle azioni che compie nei confronti del cliente, al quale dice: tu vuoi fare questo fabbricato? Così non lo puoi fare, lo devi fare così, così e così. Il calco di cemento armato deve essere fatto in questo modo, per cui ci vuole tanto ferro, tanto cemento, cioè si assume la sua responsabilità e ti mette a disposizione un progetto che è in linea col quadro regolamentare vigente. Dopodiché tu lo realizzi. Se tu realizzi poi, imprenditore, un progetto che è difforme a quello che ti ha fatto il professionista, ti assumi la responsabilità. Ognuno si assume la responsabilità di questo. Ma in questo caso la responsabilità sta dal lato del proponente e non sta dal lato del controllore. Certo. Dall'altro lato è evidente che molto spesso l'imprenditore presenta qualcosa che è al limite della norma, cerca di massimizzare il vantaggio, eccetera, eccetera. Beh, qua devono essere i professionisti che devono svolgere adeguatamente il loro compito, assumendosene la responsabilità. Ti ripeto, lo vivo sulla mia pelle e chiudo parentesi, sì, perché no, le persone a casa non può neanche interessare. Soprattutto i professionisti ti fanno le perizie giurate in questo caso, ma in ogni caso è sempre l'organo giuridico, il TAR o qualunque tu dove tu ti rivolgi, che ti deve dare risposta se ha lavorato bene o non ha lavorato bene, chi ha sbagliato, te lo deve dire la lungaggine di un giudizio al TAR. E passano anni. Allora, la riforma della giustizia, così come tutti i governi hanno sempre annunziato,
e tutti hanno messo nei propri programmi è un elemento essenziale, perché lo snellimento del processo per tutto è fondamentale. Se tu non ti viene pagata una fattura professionista e devi aspettare anni per vedere riconosciuto il tuo diritto, è evidente che in questo paese non ci saranno grandi imprese multinazionali che vengono a investire, perché non hanno mai certezza, e avere la certezza dei tempi è fondamentale. È evidente che dobbiamo modificare qualcosa, ma qua ci sono le scelte che qualcuno deve fare e deve mettere in pratica. Ecco, torniamo sempre alle scelte che qualcuno deve fare. Alla fine deve sempre scegliere la politica. Giovanni. Allora io ti pongo una domanda. Dopo la caduta della Prima Repubblica, e ormai sono passati 30 anni, ecco, la politica ha fatto passi avanti o è rimasta ancora ancorata alla vecchia Prima Repubblica o ha fatto addirittura passi indietro rispetto alla vecchia politica, o così qualcuno continua a chiamarla? Allora, io ti rispondo e peso le parole nella risposta, perché la politica, secondo me, ha fatto qualche passo indietro che è frutto più dei sistemi elettorali che non di una vera e propria regressione alla politica. Perché quando il sistema elettorale non ti consente di scegliere i rappresentanti, fa sì che talvolta ai ruoli apicali arrivano persone che non hanno le competenze per svolgere quelle attività. L'elettore era il soggetto che sceglieva, valutava, quindi il popolo sceglieva e valutava i propri rappresentanti, portando nei centri decisionali quei rappresentanti che riteneva avessero le competenze, capacità, professionalità. Dico riteneva perché non sempre accade. Ma questo c'era. Oggi buona parte della classe dirigente da chi viene scelta? Dall'elettore o dalla segreteria di partito? Dalla segreteria, purtroppo. Dalla segreteria di partito. Perché? Perché alcuni meccanismi, per esempio due terzi dei rappresentanti che scegliamo, sono messi in un ordine bloccato all'interno di liste preconfezionate. Per cui se tu voti il partito stai votando automaticamente il candidato A, B, C in ordine, senza possibilità di discernere e di scegliere, da parte dell'elettore. Collegio uninominale maggioritario. Anche in questo caso sono le segreterie che concordano che in quel collegio dove tu risiedi il candidato sia del partito A, B o C e il candidato sia X o Y. Non hai un elenco all'interno del quale scegliere. E questo per le elezioni nazionali. Le elezioni regionali invece hanno un meccanismo profondamente diverso, proporzionale, a preferenza. E quindi il quadro è diverso. Ancora diverso è le elezioni europee, dove arrivi al paradosso che hai dei collegi che sono così grandi, dove in realtà anche là sono i partiti che fanno delle scelte tra mettere o non mettere in lista, eccetera, eccetera. Io nei miei 10 anni al Parlamento europeo avevo accanto un collega olandese e ogni volta dovevo spiegargli il fatto che io dovevo tornare il sabato, la domenica, il venerdì a girare il collegio, perché un collegio che ha 391 comuni in Sicilia, già prova a pensare quanto tempo ci stai a girare 391 comuni, significa che in 5 anni di mandato ci può tornare un paio di volte, non di più. Se ti va bene, sì. Se ti va bene, sì, facendo tanta strada. E in Sardegna ci puoi andare poco, perché girare tutti i comuni della Sardegna e quella della Sicilia diventa praticamente impossibile. E tutto questo rispetto a un sistema elettorale che è quello del collega, che in un collegio molto più piccolo era un collegio uninominale, dove il nome era scritto sulla scheda e l'elettore doveva mettere una crocetta in corrispondenza di uno dei 4 nomi che aveva sulla scheda. Io invece
pensavo contemporaneamente al fatto che avevo nel 2009 dovuto convincere 156.000 persone che mi hanno votato a alzarsi dal letto la mattina di domenica, andare in un'urna elettorale e a scrivere il mio nome e cognome su un rigo bianco, che non è proprio la stessa cosa. E se tu pensi che 156.000 persone, una cosa che mi ha sempre stupito, io ho sempre pensato che 156.000 persone, tenendosi per mano, potevano unire Catania con Palermo. Apertura all'aria, un metro e mezzo, ce la possiamo fare. Sì, più o meno. E questa era una cosa che un po' mi dava l'idea di avere dietro un popolo che mi aveva portato là. E questo in realtà non c'è con tanti altri sistemi elettorali. Bene, sì, ecco, in modo molto semplicistico io sono per le preferenze e per il proporzionale puro. Giovanni, almeno la gente può esprimere la propria volontà, sceglie, magari dando più possibilità, due, tre preferenze, ecco, come si faceva una volta, così che mi devo vedere, lo dico una signora perché è stata sindacalista di grido, eccetera, eccetera, calata in Sicilia e verrà eletta perché è in pole position, obiettivamente. Dà fastidio perché voglio capire cosa qualcuno di Catania o di Palermo. Si arriva all'assurdo che tu talvolta potresti anche non votare. Ho sentito elettori che dicono no, io non voterò quel partito perché se voto quel partito in quel collegio di fatto sto mandando come mio rappresentante uno che a me non piace. È vero, sì, purtroppo. È vero. Sì. Tante queste sono tante opinioni da questo punto di vista. Tornando sempre alla politica, facciamo un gioco di previsioni. Parliamo prima nazionali e poi arriviamo a quelli regionali, visto che il 25 settembre si vota sia per le nazionali che per le regionali. Con uno di esperienza, chiaramente. Allora, sul piano nazionale la cosa è abbastanza semplice. I sondaggi possono essere smentiti, modificati negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale in cui non si fanno i sondaggi, eccetera, eccetera, ma il quadro sembra abbastanza chiaro. Da un lato c'è una coalizione di centrodestra che, alla luce dei numeri dei sondaggi, è maggioritaria, e il sistema elettorale consentirà a questa coalizione di avere due terzi dei rappresentanti, perché prendono buona parte del maggioritario e poi in proporzione con una maggioranza adesso o comunque una somma dei singoli partiti della coalizione che dovrebbe arrivare poco sotto il 50, prenderanno i due terzi dei rappresentanti. E questo potrebbe consentire addirittura a una coalizione di modificare anche la Costituzione, di avere maggioranza qualificata. E questo è il piano nazionale. Sul piano regionale la situazione è un poco più complicata. È più complicata perché ci sono più candidati, presidenti, alcuni non hanno una grande visibilità, cioè io vedo che il candidato che è emerso, la candidata che è emersa dal centro-sinistra attraverso le primarie che ha fatto il PD con i 5 Stelle, eccetera, poi i 5 Stelle si sono ritirati, eccetera, eccetera, questa candidata non la vedo molto presente in campagna elettorale e quindi, pur avendo un nome altisonante, non credo che farà molto. Dall'altro lato abbiamo qualche candidato che invece in termini di presenza mediatica e anche di modalità di comunicazione è molto più aggressivo e magari realizzerà un buon risultato. Alcune liste potrebbero arrivare a superare la soglia di sbarramento, ma non mi sembra ancora molto lontano al candidato del centrodestra. Candidato del centrodestra alla fine si è trovata una quadra, diciamo, rispetto a una persona di esperienza, eccetera, eccetera, forse che non aveva vissuto molto la Sicilia, però adesso la coalizione cammina, lo vedi in giro, la gente ne parla e ha un forte effetto di trascinamento alle liste. Per cui immagino che sia quella la squadra vincente, ma se alcune delle liste della coalizione di centrodestra non dovessero raggiungere la soglia di sbarramento del 5%, c'è il rischio che non abbia la maggioranza in aula. Certo.
Chiaro. E questo cambia lo scenario perché rende necessarie alcune intese tra candidati diversi, tra schieramenti diversi. Ma questo lo vedremo il 26 sera. E dovremmo anche cambiare, secondo te, questa legge elettorale? Ci sono i presupposti? Cioè, la domanda è un male che si arriva ai 2/3 e cambiare anche la Costituzione? O è togliere il lavoro che ha fatto Renzi, che ha fatto cadere 3 governi con il suo 3%? Magari con i 2/3 si governa bene, male, quello che sia, ma comunque che si governi e si cambi la Costituzione è un bene. Posso dire, la Costituzione si può cambiare, ma lo spirito dell'Assemblea Costituente era quello che per cambiare la Costituzione ci volesse l'accordo largo e di tutti. A colpi di maggioranza cambiare la Costituzione con la volontà di parte non è una cosa per me buona. Che il centrodestra poi possa fare una proposta, ma portarla avanti solo se c'è un accordo col centrosinistra, mi sembra la cosa più ragionevole, perché la Costituzione è il fondamento sul quale si basa il nostro vivere civile, per cui deve essere non un cambio di parte, deve essere un cambio condiviso. Poi magari se c'è qualcuno che dice vogliamo più una repubblica presidenziale, che non, parliamone, ma se c'è una larga intesa, bene. Colpi di maggioranza, è sempre brutto cambiare la Costituzione. Nino. Ci avviciniamo appunto al 25, Giovanni. Cosa dire a quel 38-39% che non andrà a votare? No, come, forse, ecco, di più. Forse, sì, forse di più. Forse di più. Cosa dire? Cosa dire ai giovani? Io lo chiedo se... anche tu hai focalizzato l'attenzione sui programmi. Programmi che sono rimasti sulla carta, perché nessun partito... Non se ne parla. Ecco, non se ne parla. Non se ne parla. Si parla solo ed esclusivamente di accuse tra i vari schieramenti. Allora io dico, come si fa a convincere questa gente che non andrà, che poi è il primo partito d'Italia, cosa dici? Ecco, tu, dall'alto della tua esperienza, cosa faresti oggi per convincere Nino ad andare a votare? Allora, io in primo luogo ribadirei soprattutto ai giovani che la partecipazione al voto è un passaggio fondamentale per scegliere chi poi gestirà il tuo futuro, governerà la tua terra, farà le scelte invece per conto tuo. Quindi non partecipare è già un fatto di per sé, per me, sbagliato. Il secondo aspetto è quello non solo della partecipazione al voto, ma della partecipazione alla vita politica e sociale. Perché... non è solo il momento del voto, ma è il momento del dibattito che accompagna le scelte, che va seguito e affrontato. Certo, c'è chi dice, ma il mio voto non vale niente, non conta. Il singolo probabilmente non incide, ma la somma dei voti è e può essere determinante. Quindi credo che l'importante sia andare a votare, formulare la propria scelta, le proprie valutazioni personali, le proprie inclinazioni. Il tema è che poi non si parli invece di contenuti, è un tema estremamente grave, perché la nostra terra, parlo della Sicilia in questo caso, ha bisogno di fare tutta una serie di scelte. Se penso, abbiamo parlato poco fa di energia, ma il piano dell'energia lo dobbiamo o non lo dobbiamo fare? Il piano dei rifiuti, parlo di una cosa che ci tocca molto più da vicino. Ormai siamo arrivati al momento nel quale diciamo che non abbiamo più dove metterli questi rifiuti e paghiamo 3 volte tanto per mandarli verso fuori. E non è che ci possiamo lamentare che poi la Tari Tarsu ci costa un accidente ognuno di noi e dire che gli impianti di lavorazione dei rifiuti non li vogliamo. La differenziata
è una necessità, ma devo dire che le grandi città siciliane stanno cominciando adesso ad adeguarsi e con grande difficoltà. Ogni passaggio alla differenziata, io ho visto la situazione di Catania, ho visto la presenza di rifiuti in mezzo alle strade, veramente vergognosa. Ora abbiamo imparato, stiamo imparando a fare la differenziata e ci stanno chiudendo gli impianti dove portarla. Pensare di far fare rifiuti centinaia di chilometri, i rifiuti sono un prodotto povero, non possono fare centinaia di chilometri. Il vetro va a Marsala, io una bottiglia di vetro per riciclarla non posso far fare 400 chilometri, 300 chilometri, perché il costo e l'impatto ambientale del trasferimento certo. È di gran lunga più grave e più consistente del risparmio che ne ho dalla riutilizzazione della materia prima. Per cui dobbiamo ragionarci un poco. E questi piani li deve fare la politica. Non possiamo dire che passano gli anni, c'era il programma di 5 anni fa di tutti gli schieramenti, sono stati 5 anni, ancora 10 anni fa. Cioè, stessa cosa. Per cui ci sono alcune scelte che vanno fatte anche se sono impopolari. Perché se devo fare degli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti, che siano di compostaggio, di digestione anaerobica, non entro sulle scelte, ma da qualche parte bisogna farli. Non cioè è che stanno fatti, certo. Vanno fatti. Se io non ho impianti di trattamento dei rifiuti, oggi i rifiuti non so dove portarli. E siccome è ecologicamente non più sostenibile metterli sottoterra, perché inquiniamo le falde, abbiamo una serie di problemi, eccetera, eccetera, dobbiamo fare gli impianti di trattamento. Da qualche parte vanno fatti. Poi la scelta se farne 3 grandi o uno per provincia più piccola, cioè, poi non mi appassiona, cioè, ma una scelta va fatta, non si possono aspettare altri 5 anni in queste condizioni. Ciò che pagano i cittadini in termini di costo e le loro tasche ci sono pesantemente, sono fortemente appesantite da quello che paghiamo in termini di targhettarsi ai comuni. Semplicemente perché non scegliamo di fare gli impianti. Vabbè. Io ti faccio un'altra domanda per chiarimento, perché siamo già in conclusione in questa chiacchierata e poi di solito lascio 2-3 minuti senza nessuna domanda al pensiero libero del nostro ospite. Negli anni storici l'università e gli universitari, parlo del movimento del 68, ricordiamo ancora questo, oggi, oltre a essere una fucina di idee, è anche una fucina di uomini e donne che vivono nel nostro territorio. Io li vedo spenti attinenti a questi temi. Perché l'università si è trasformata, l'universitario si è trasformato spegnendosi e non occupandosi dei veri problemi sociali, oltre a quelli scolastici, secondo te? Non so se sono stato chiaro. No, è chiaro, ma la risposta non è facile. Il sistema di selezione degli universitari e le procedure di avanzamento di carriera degli universitari sono oggi legati a un sistema, diciamo bibliometrico, in cui tu pubblichi, deve avere un certo fattore di impatto, la rivista deve essere più o meno quotata, e sulla base di una serie di parametri tu sei più o meno produttivo, più o meno meglio valutato. Questi parametri in molti casi sono teorici e quindi ti portano a l'optimum da un punto di vista scientifico nell'avanzamento delle conoscenze, ma ti staccano dalla realtà. Ti faccio un esempio. Se io penso a un modello matematico per ottimizzare la gestione di un'azienda, il modello matematico mi porta a dire che quell'azienda massimizza il profitto se ha, non lo so, dico 3,72 capi bovini. Ma il virgola 72 non lo posso fare, perché non è che posso prendere 3/4. O ne faccio 3 o ne faccio 4, per dire una banalità. Per cui io ho studiato un modello di ottimizzazione dei processi che mi porta all'optimum, ma questo optimum non è in alcun modo applicabile o conseguibile, semplicemente perché
o tre mucche o ne ho quattro, ma 3,72 non le posso avere. È chiaro. Per cui ho sviluppato un modello teorico che funziona in teoria, ma nella pratica non è applicabile. La mia è un'estremizzazione. Io dico sempre che mentre 30 anni fa andavamo molto più in campo a sporcarci le scarpe, girando aziende, vedendo realtà, conoscendo, cercavamo di interpretare anche i fenomeni. Oggi molto spesso ci si riduce a sviluppare modelli di simulazione che sono complessi dal punto di vista della costruzione, ma ti danno delle risposte che sono ovviamente estremamente condizionate ai dati che metti nel modello. Per cui non sempre arrivi a risultati che sono praticamente applicabili. Allora, da questo punto di vista, credo che anche i sistemi di selezione della classe docente universitaria, dei ricercatori, dovrebbero essere forse rivisti, perché se adotti degli strumenti che sono perfetti per evitare le frodi nei concorsi, perché hai degli strumenti sofisticati di valutazione, ma poi non ti lasciano la libertà di interpretare fenomeni, di studiare fenomeni, perché ci sono alcune cose che valgono e ti fanno andare avanti nella carriera, altre cose che... Più meccanizzato, più robotizzato, più... Perfetto. Ma si potrebbe ritornare nuovamente a una classe universitaria che guardi più verso il mondo dove vivono, verso il sociale, creando quel gruppo di forza, perché sono allora, i numeri che fanno forza, sì, del sociale. Lamentarci singolarmente senza il trasporto di questi grossi apparati diventa quasi assurdo oggi. Sicuramente rimanendo si può fare, solo col voto. Fare molto di più lavorando in collaborazione con le imprese, perché quando collaborano l'università e l'impresa, l'impresa è il problema reale, concreto, e l'università gli suggerisce le soluzioni tecniche, le soluzioni più innovative per risolvere il problema. Noi abbiamo nella nostra provincia gli esempi virtuosi. Noi avevamo una vecchia industria che produceva elettrodomestici e si chiamava ATES. Sì. Dopodiché ne abbiamo fatto un'impresa che fa microelettronica e che ha fatto grandi sviluppi dopo aver fatto consorzio di ricerca con l'università, 300 ricercatori, il CORIMME, e la ATES divenne SGS ATES, poi diventa ST, ha avuto una grande evoluzione, ma faceva elettrodomestici, oggi è il primo prodotto, insieme a Intel, il primo produttore di microprocessori, droga il silicio, e quelle sono tecnologie che sono state sviluppate qua, nella nostra università, di concerto con un'impresa che aveva un problema. Molto spesso, quando mettiamo insieme imprese e università, facciamo le cose migliori, perché l'impresa vede il mercato dove si evolve e quali sono gli interessi del mercato. L'università si impegna a collaborare con l'impresa per ottimizzare i processi e raggiungere quei risultati. L'università è teorico e insegue la perfezione teorica. L'imprenditore è pratico e vuole raggiungere un risultato in tempi brevi, concretamente, senza spendere troppi soldi e avendo un rapporto tra costi e benefici ovviamente vantaggioso. Da questo punto di vista l'universitario che è teorico, il rapporto tra costi e benefici lo vede con distacco. Certo. Lo vede con molto distacco. Niente, questa chiacchierata stasera è molto piacevole ed è un piacere ascoltare Giovanni. Sì. Non so se tu hai da aggiungere qualcosa, far concludere Giovanni. Sì, di far concludere Giovanni. Io una cosa sola voglio dire. Lo vogliamo prenotare per un commento del voto dopo giorno 25 con enorme piacere. Credo, sì, ci dà la disponibilità. Ma la disponibilità, piacere. Io lo sto dicendo in diretta, però sì, la disponibilità ce la dà subito. Quindi deve rispondere lui, questa è la domanda. Perché non chiameremo politici a commentare i voti. No, assolutamente che no. Sia chiaro, politici che se ne stiano tranquilli. Perché... Anche se ora le nostre trasmissioni almeno vorremmo conoscere i candidati del nostro territorio e prima di mandarli a voto almeno
un po' di programma ce lo diranno loro, quello che vedremo, andranno quindi, a fare qualora fossero eletti. Rispondaci la tua disponibilità. Lo dico, io la disponibilità la do sempre, poi bisogna vedere cosa succederà in quei giorni, perché saranno convulsi. Molto convulsi. Sì, e perché poi, non è in primissima linea, va bene, ma è in panchina. La passione muore dopo che muore la persona. Allora, io dico sempre che ancora l'antibiotico per guarire dalla malattia non c'è. Per cui uno poi in fondo partecipa della vita politica, si schiera, sostiene, ma questo è fisiologico, come è giusto che sia. Hai detto anche prima. Sì, certamente. Dall'altro lato c'è evidentemente la disponibilità, ce l'ho, Nino, cioè, figuratevi, io. Un'oretta sì, lo troverai, un'oretta la troverò, di tempo, lo troverai. Vedremo quello che succederà, anche perché i dati elettorali andranno interpretati non a caldo. No, a caldo no, perché a caldo scattano una serie di meccanismi che non ti fanno manco essere obiettivo. Poi il bello, la cosa brutta in realtà di quelle serate elettorali modello nottata mentana è che ovviamente si parla del nulla, perché i dati ancora non ci sono, si aspettano. Ne parleremo, non aspetteremo i dati, il concreto, quando avremo il concreto, Giovanni, e vedremo quello che accadrà. Allora io direi di concludere tu con un tuo pensiero questa nostra chiacchierata stasera e poi passeremo ai saluti. Allora io il pensiero, tirando le fila di quello che abbiamo detto, lo farei con un appello al voto, perché votare è importante, perché si scelgono i propri rappresentanti e non si può delegare ad altri. Non è giusto lasciare ad altri la responsabilità, bisogna prendersi questa responsabilità partecipando attivamente ai processi di costruzione della classe politica, ma anche scegliendo i propri rappresentanti e scegliendo i rappresentanti che si ritengono i migliori per poter migliorare l'ambiente nel quale viviamo, ambiente in senso lato nel quale viviamo, e le condizioni di vita. Oggi viviamo una situazione di difficoltà, di crisi, ma non possiamo dare la colpa a nessuno se poi ci sottraiamo nel momento della scelta dei nostri rappresentanti. Quindi andate a votare, quello che voterete lo sceglierete voi, io non sono in questo momento, in questa sede, qui per sollecitare nessuno a votare nessuno, ma semplicemente per chiedere a tutti di partecipare a questo momento di democrazia. Grazie. Bene, ottime parole, Giovanni. Io vi ringrazio tutti, quelli che ci avete ascoltato, sicuramente lo rivedete nuovamente nei vostri post, seguiteci sempre sul sito ivtv.com, potete rivedere la trasmissione. Diciamo che è buona la prima, abbiamo iniziato bene con Giovanni Lavia, direttore generale dell'Università di Catania. Faremmo molte più puntate da qui al 25, perché conosceremo personalmente i candidati che sono nel nostro territorio, quindi continuate a seguirci. Ringraziando Giovanni Lavia, grazie. Grazie a voi. E ringraziando sempre il mio adorato opinionista Nino Caldarella. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, buona serata.